Il segreto dietro le società segrete. Ovviamente il segreto che sta dietro le società segrete non vuole essere diffuso all'esterno dalle persone. Apocalisse 17,4 «E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Aveva in mano un calice d'oro, pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione». C'è solamente una chiesa in tutto il mondo che usa una donna con un calice e questa è la Chiesa Cattolica. Ecco la città del Vaticano e qui c'è una donna con un calice chiamata Fides su tutti i suoi documenti. Che cosa significa? Bene, andiamo ora a una fonte massonica, un'ottima fonte massonica, Emmanuel of the Lodge. Albert Mackey era un libero muratore di grado 33 e procedendo nelle conferenze apparirà chiaro che cosa voglia dire. Dice in ogni epoca la mano destra è stata ritenuta un simbolo di fedeltà e i nostri antichi confratelli adoravano una dea di nome Fides o Fedeltà, la quale era talvolta rappresentata con due mani unite e altre volte con due figure umane che si tenevano ognuna per la mano destra. Numa fu il primo ad erigere un altare a Fides, presso il quale veniva venerato il nome della dea dei giuramenti e dell'onestà. Quindi significa onestà e fedeltà, ma è anche l'immagine di una deità femminile. Ora, Apocalisse 17.5 chiama quell'istituzione la madre di tutte le prostitute. In Apocalisse 18,7 dice: Io seggo regina, e non sono vedova, e non porterò mai lutto. Potrebbe quindi aver perso dei figli durante la riforma, ma li riavrà indietro con sé. Io sono e non c'è nessuno oltre a me, non sarò mai vedova, né soffrirò la perdita di figli. Controllerà il mondo in senso spirituale, questo è ciò che significa questo tipo di potere. Ora è interessante vedere come il Vaticano abbia di recente, il 5 settembre del 2000, pubblicato la Dominus Jesus, dove si dice le altre Chiese non sono nostre sorelle. Il Vaticano insiste. Deve essere sempre chiaro che l'unica santa Chiesa cattolica e apostolica universale non è la sorella, ma la madre di tutte le Chiese, lo ha detto il cardinal Ratzinger. Vale a dire il capo dell'Inquisizione. Ora non lo chiamiamo più Inquisizione, la chiamiamo Congregazione per la dottrina della fede. Ma è la stessa cosa, si trova persino nello stesso edificio. Bene, non è la sorella, ma la madre di tutte le chiese. Questo significa che tutte le altre chiese sono ad esse soggette? Mi sbaglio? Questo è ciò che si dice. In Apocalisse 13, 1, 2, si dice a proposito del medesimo potere. E il dragone le diede la propria potenza, il proprio trono e grande podestà. Si tratta di un'affermazione davvero clamorosa. Il potere le è stato dato dal drago? In altre parole questo potere proviene da un'altra fonte. Ora, il cattolicesimo non predica il cristianesimo? Certo che lo fa. Non predica forse Gesù Cristo come Salvatore del mondo? Certamente. Ma predica anche una mediazione mediante altri meccanismi e attraverso la Chiesa. È interessante il fatto che nelle società segrete ci siano sempre due tipi di dottrina, una per gli iniziati e l'altra per i goyam, i non iniziati. I famosi templari avevano due dottrine: la prima era interna, una dottrina esoterica e occulta, l'altra era esoterica, esterna, il cattolicesimo. In questo modo le masse hanno ricevuto una religione davanti alla quale gli iniziati voltavano la testa. Tra gli iniziati occulti Lucifero era il vero figlio di Dio. Gesù era il secondo figlio che veniva sconfitto dal primo e che veniva cacciato via. Quindi Lucifero era la vera luce, il vincitore della battaglia. Ed è colui che sarà adorato alla fine dei tempi. Questa è sempre stata la dottrina sia della Kabbalah sia del gnosticismo. Ma naturalmente questo non è ciò che insegna la Bibbia. Però, insomma, neanche il cattolicesimo insegna ciò che viene insegnato dalla Bibbia. Apocalisse 17, 12, 14. I dieci corni che avete visto sono dieci re che ancora non hanno ricevuto un regno, ma che per un'ora riceveranno autorità regale assieme alla bestia. Hanno un solo scopo e daranno il loro potere e la loro autorità alla bestia. Faranno guerra all'agnello, ma l'agnello li sconfiggerà perché il Signore dei Signori è il Re dei Re e presso di lui saranno chiamati ed eletti i suoi fedeli seguaci. Ma il capitolo 17 dell'Apocalisse lo tratteremo meglio in seguito. Ma i Re del mondo, qui rappresentati da quei dieci, daranno il loro potere al sistema, proprio come nel Medioevo, e inforranno la loro dottrina al mondo intero. Sommamente interessante, questa è la bestia dell'abisso. Nella sua opera On Route to Global Occupation, Gary H. Ka così afferma: Le antiche religioni mistiche provengono da Babilonia. Naturalmente erano panteistiche, e questo significa che Dio è nella natura, Dio è in ogni cosa, e ciò ci rende Dio anche a noi. Questo veniva inculcato nella Kabbalah che in epoca cristiana venne ripresa in ciò che viene chiamato gnosticismo. E i cavalieri templari erano il nucleo interno segreto che possedeva l'antica conoscenza dei mistici. Questo venne poi perpetuato attraverso il Rosa Croce, la massoneria e gli illuminati, che secondo Gary K. controllano il marxismo, le società segrete americane, le associazioni politiche, il sistema bancario internazionale e il Consiglio Mondiale delle Chiese. Questo è davvero molto strano. Il Consiglio Mondiale delle Chiese è controllato dalla massoneria? Questa cosa la dovremo analizzare più dettagliatamente. Ovviamente ci sono anche l'intero movimento New Age, le società teosofiche e tutte le cose controllate da questo sistema che intende vanificare e annullare la dottrina della salvezza esclusivamente in Cristo. Questa sarà la battaglia finale. E per arrivarci questa donna si è camuffata e travestita da cristianesimo. La gente riceve la dottrina esterna riservata ai Goyam e non conosce la dottrina interna, il nucleo. Le cose stanno così. Bene, diamo un'occhiata a 1 cronache 16, 26. Per tutti gli dei delle genti esistono idoli, ma il Signore ha creato i cieli. Questo ci dice che l'idolatria è qualcosa di prettamente terrestre. Nimrod, il Signore dei Cieli, Tammuz, il Messia pagano e Semiramide, la regina dei cieli, sono tutti originali di Babilonia. E se si vanno a vedere tutte le religioni diffuse nel Libano, in Fenice, a Babilonia, in Assiria, Grecia, Roma, Egitto, India, Cina, Messico e Scandinavia, si ha esattamente lo stesso quadro sotto nomi differenti: Baal, Tamuz, Asheret, El, Bacco, Astarte, Beluz, Tamuz, Rea, Ishtar, Nino Ercole, Beltis, eccetera. In Egitto: Ra, Osiride, Horus, Iside, Hantor, in India: Vishnu, Krishna, Ishma. Easy, o De vaca, e così via. Il cattolicesimo romano, vale a dire la Chiesa cattolica, ha preso tale Trinità e l'ha resa Padre, Madre e Figlio. Questo significa che essi debbono inalzare la donna alla dignità di Dea e vedremo come hanno fatto e come lo stanno facendo sancito dal Papa. La vera Trinità e la Trinità cattolica romana sono due cose differenti. Per Egoiam la gente si tratta del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma per la cerchia iniziatica, sono sono il padre, la madre e il figlio, vale a dire nient'altro che Baal, Tamuz e Ashtoret, se volete tornare indietro a quei tempi. Giove è il Dio adorato sotto il nome di Pietro, la roccia, e Ubi, Petrus, Ibi, Ecclesia, dove c'è Pietro c'è la Chiesa. Una diversa roccia che prende posto della vera roccia. Il cristianesimo e le società segrete? Potremmo sintetizzare il tutto in questo modo. L'antica religione babilonese ha dato origine alla Kabbalah, al tempo in cui nascevano gli Esseni ed altri. Lo Gnosticismo è stato fondato da Simon Magus. Ciò proviene da un'unica fonte, l'Histoire de la Magie, e da Eliphas Levi. Si tratta di un'importante fonte massonica, quindi l'ognosticismo sarebbe stato fondato da Simon Magus. In seguito l'ognosticismo, con la sua dottrina segreta, fu nel corso dei tempi e attraverso parecchie organizzazioni intermediari trasmesso ai cavalieri templari. E i cavalieri templari erano un gruppo appartenente a un ordine cattolico. O, se volete, erano stati messi a guardia del tempio per proteggerlo e avevano forti legami con le società islamiche, compresi gli Ismailiti, i Karmatiti, i Fatimiti, i Drusi e gli Assassini. Si tratta di cose interessantissime che tratteremo quando parleremo della connessione islamica. Le società segrete, come i Templari, avevano due dottrine, una per i Goyam. E l'altra per gli iniziati, gli interni. Erano dottrine diametralmente opposte. Le società segrete islamiche si comportavano esattamente allo stesso modo, ma questo sarà oggetto di un'altra conferenza. I Templari avevano le loro conoscenze interne segrete, poi inculcate ai Rosa Crociani e ai gesuiti. I gesuiti a loro volta hanno formato e creato la massoneria e la massoneria fu creata come braccio protestante della Chiesa cattolica romana. Loro non lo sapevano, furono ingannati, bugerati, se volete, ma fare il lavoro che Roma voleva che facessero in modo da poter starsene nell'ombra, mentre la massoneria lo faceva per lei. Quindi non erano loro, erano i protestanti che lo facevano per loro. E non Roma. Bene, davvero ben congegnato. Diamo ora un'occhiata a questi cavalieri templari. Eccone alcune rappresentazioni. Questo è De Maloy, il leader al momento della dissoluzione dei templari. Questo è il modo in cui erano vestiti. E questo è uno dei loro simboli, usato da molte chiese al giorno d'oggi. Lo sapevate? Molte chiese carismatiche usano questo simbolo, è una cosa affascinante. Anche i testimoni di Geova lo usano, ma ne parleremo in un'altra conferenza. Ora guardiamo quel che Nesta Webster in società segrete e movimenti sovversivi ha ad da dire sui templari. Non lo leggeremo tutto, ma se avete il video lo potrete sempre fermare per leggere le citazioni. Nell'anno 1118, 19 anni dopo la fine della Prima Crociata con la sconfitta dei musulmani e la conquista di Antiochia e Gerusalemme, furono fondati questi gruppi denominati templari. Fu concessa loro una casa madre presso il Tempio di Salomone, da cui il nome dei cavalieri templari divennero un ordine famosissimo e potentissimo che controllava le finanze mondiali. La potremmo chiamare l'elite bancaria. In seguito, nell'anno 1128, l'ordine fu ufficialmente sancito dal Concilio di Troy e del Papa. Era un ordine cattolico romano facente parte della Chiesa. Alcuni anni dopo, il 13 ottobre 1307, tale ordine fu ufficialmente soppresso dal re di Francia perché era venuto alla luce ciò che stavano facendo. Il re di Francia, Filippo il Bello, fece arrestare i Templari venerdì 13 ottobre 1307, e da quel giorno, il venerdì 13, è considerato in tutto il mondo un giorno sfortunato. Le accuse rivolte loro erano le seguenti. La cerimonia di iniziazione del loro ordine era accompagnata da insulti alla croce, dalla negazione di Cristo e da volgari oscenità. Volgari oscenità avveniva ogni sorta di cose che ricordavano Sodoma, l'adorazione di un idolo che si diceva fosse l'immagine del vero Dio. Si trattava di baffometto, vale a dire... Di questo simbolo qua sopra, del maschio androgeno e della deità femminile. L'omissione della parola di consacrazione della messa, il diritto che i capi laici si arrogavano di dare l'assoluzione e l'autorizzazione alla sodomia. Quindi dovevano maledire la croce, calpestare Gesù, giurare fedeltà al Bafometto e praticare il vizio innaturale. Si trattava di crimini gravissimi a quei tempi e quindi il leader fu condannato a morte. Ma l'ordine non scomparve. Ma il Papa era assai riluttante a dire che era così. Il rituale massonico comprende riferimenti ai cavalieri templari. Ad esempio, qui in società segrete e movimenti sovversivi si afferma parecchi cavalieri che si erano proposti di liberare la Terra Santa dai saraceni formarono un'associazione dal nome di Liberi Muratori, indicando così che il loro desiderio fondante era la ricostruzione del Tempio di Salomone. E ci sono oggi un sacco di cose sulla ricostruzione del Tempio di Salomone, la storia di Israele e tutte le queste cose interessanti. Andiamo adesso un po' addentro alla storia. Vi sto portando in questo bel palazzo. Dove credete che si trovi? È a Gerusalemme. È il pontificio istituto vaticano di Notre Dame ed è qui che il Papa ha la sua rappresentanza a Gerusalemme. È una sorta di reggia. Questa è la bandiera vaticana che sventola all'esterno e c'è persino un corridoio intero con alcuni interessanti oggetti papali. Quando sono stato a Gerusalemme sono andato a vedere il luogo dove stavano i cavalieri. Questo è il palazzo dei cavalieri, il patriarcato latino dove avevano originariamente sede e che ancora adesso è controllato dai cavalieri del papato. Questo è il loro simbolo usato oggi da molte religioni, ad esempio viene usato dalla Chiesa Rema e anche dagli Eternal Warriors. Questo è il simbolo che usano. Qui il patriarca si fa baciare l'anello. Sono creati veramente i cavalieri e si tratta di importantissimi banchieri di persone come questa. All'interno della chiesa potete vedere naturalmente la statua di Giove in veste di pietro. Notate che il piede è molto baciato. Io non ho voluto baciare il piede, così me ne sono stato lì e basta. È una chiesa molto importante perché sia Papa Paolo VI che Giovanni Paolo II la hanno visitata. Una cosa ovviamente assai simbolica. Ecco qui le targhe e il patriarca latino. Il Palazzo dei Cavalieri, se entrate, c'è questo interessante altare e se lo guardate vi vedrete sopra alcune figure. Questa è interessantissima, fatemi avvicinare un po'. E che cosa vedete? Un'aquila a due teste, che è anche il simbolo usato dalla massoneria. Eccola qua, sull'altare dei Cavalieri. E che cosa c'è sull'altro lato? Due spade disposte a compasso. Affascinante. Ci sono moltissime figure massoniche qui, le penne caudali e l'aquila, cose che ricordano molto ad esempio quelle sul verso del dollaro. E poi tutti questi interessanti cerchi che racchiudono il triangolo e il sole. C'è chi ha ereditato tutti questi simboli templari. Sono i gesuiti. I gesuiti naturalmente sono coloro che controllano parecchie cose dietro le quinte. Sono stati fondati il 15 agosto 1534 da Ignazio di Loyola e sanciti ufficialmente dal Papa il 27 settembre 1540. Sono stati creati per resistere alla riforma e studiati per distruggerla. Loyola voleva che l'ordine fosse campione dell'unità cattolica e ovviamente la sottomissione al vicario di Cristo era assolutamente fondamentale. Ecco qui l'atto di istituzione dell'organizzazione di Loyola da parte del Papa in quel giorno particolare. E abbiamo qui delle interessanti analogie. Ad esempio c'è una notevole analogia tra i gradi massonici e quelli gesuiti. E i gesuiti pure camminano scalzi e a ginocchia nude, perché Ignazio di Loyola si presentò in questo modo a Roma per chiedere che l'ordine fosse confermato. Chi è nato prima? I massoni o i gesuiti? I gesuiti, naturalmente dovevano obbedire come corpi morti perinde ac cadaver. Nelle Constitution si ripete 500 volte che nella persona del generale si deve vedere il Cristo ed anche che se Dio videsse un cane dovreste obbedirli come se fosse Gesù Cristo in persona. La statua di Loyola in un ospizio gesuita Loyola in visione. La Costituzione della Compagnia di Gesù nella Chapelle de Notre-Dame a Montmartre nel 1534 si tratta dell'attuale chiesa del Sacro Cuore a Parigi. Vi sono moltissime immagini occulte e questo è il famoso giuramento gesuita: quello che ogni gesuita fa quando entra nella compagnia e che ci dice qualcosa a proposito del carattere dei gesuiti. Dice qui, ed è tenuto a compierlo in nome e al cospetto di Dio e dei santi: Giuro che Sua Santità il Papa è il vicario di Cristo e che è l'unico e vero capo della Chiesa Cattolica Universale, eccetera. Dice anche qui che tale autorità è stata data a Gesù Cristo Salvatore e dà al Papa il potere di deporre i re, i principi, gli stati, le repubbliche e i governi che si macchiano di eresia, che sono tutti legali senza la sua conferma e che quindi possono essere distrutti. Così un gesuita giura che se un governo non è soggetto a Roma può essere cosa? Distrutto. Dichiaro inoltre che aiuterò, assisterò e fornirò consigli a qualsiasi agente di Sua Santità, ovunque io mi trovi, e che farò tutto ciò che mi è possibile per estirpare l'eresia protestante e le dottrine liberali. Le dottrine liberali sono quelle in cui si può decidere di fare ciò che si crede, ritenendosi liberi di fare la propria scelta senza permettere al Papa di farlo per voi. Tutto ciò sarà distrutto assieme ai suoi presupposti poteri. E ovunque mi mandiate nel mondo, obbedirò, e prometto che non avrò nessuna opinione personale, obbedirò come un corpo morto, e farò guerra in segreto o apertamente a tutti gli eretici protestanti e liberali, poiché mi è stato ordinato di estirparli e di sterminarli dalla faccia della terra. Non risparmierò nessuno per sesso, età o condizione, impiccherò, distruggerò, bollirò, fustigherò, strangolerò e seppellirò vivi gli infami eretici, strapperò lo stomaco e le viscere delle loro donne, sbatterò le teste dei loro bambini contro il muro, per eliminare sempre questa razza esecrabile. Proprio una promessa cristiana, non siete d'accordo? Cristianissima, l'hanno mantenuta? Beh, hanno sbattuto le teste dei bambini valdesi contro le rocce per far cambiare idea ai loro genitori. Un'altra storia interessante avvenne nell'impero ottomano, in Serbia e in tutti i paesi dell'est Europa che avevano occupato: prendevano i bambini, li gettavano in aria e li infilzavano sulle loro baionette. Davvero bella gente. Certo, si potrebbe dire che era l'Islam e che non erano gesuiti. Se ne può discutere, ma lo faremo un'altra volta. E il giuramento dice che se non possono farlo apertamente lo faranno segretamente. Ecco ciò che giura un gesuita. Questa è la famosa pontificia università gregoriana di Roma, la più prestigiosa università cattolica del mondo. In tutte le loro sei dei gesuiti vengono raffigurati dentro delle nicchie, ma anche nel paganesimo tutte le figure degli dei stanno dentro delle nicchie ed hanno delle lettere IHS che in realtà stanno per Iside Urus Set, la Trinità egizia. Naturalmente dicono che significa Gesù salvatore dell'umanità, ma non è così, significa Iside Urus Set, il cui simbolo è il triangolo con dentro l'occhio oniveggente che sta per questa deità. Usano anche il pilastro, o stella, che dir si voglia, hanno il simbolo del triangolo con l'occhio racchiuso nel cerchio, che peraltro è lo stesso simbolo utilizzato dal movimento New Age. Abbiamo visto che Gary K. ha detto che la massoneria controlla il movimento New Age e che i gesuiti controllano la massoneria oppure l'hanno creata. Questa è l'università gesuita a Praga. È sormontata da Atlante, non da Gesù Cristo. Se andate in una sede gesuita più moderna, e io ne ho visitata una, talvolta sono molto curioso, e fate una foto all'interno, vedrete che hanno un'immagine di Cristo, ma non è Cristo, in realtà è Atlante travestito che regge il mondo sulle spalle. I loro simboli si trovano qui a questa parete. Questo è il simbolo di Ermete. Se toglie la croce, qui avete il simbolo di Iside. Paganesimo puro. Questi simboli qua sopra stanno qui da quando tutto fu costruito. Ancora simbolismo. Maria dove M sta per massoneria, M per il triangolo e Ria per la dea. Qui abbiamo invece una chiesa in Germania, una cattedrale. Dentro potete vedere una croce racchiusa in un cerchio e le spade incrociate, tutti simboli utilizzati anche nella massoneria. Se risaliamo all'antica Assiria, esisteva una croce molto importante, era la croce maltese, che proviene dall'antico paganesimo. Qua sopra avevamo il simbolo delle stelle, due stelle una sopra l'altra, eppure due croci una sopra l'altra. Hanno il compasso lunato, un simbolo contenente una stella che è usato ad esempio anche nell'Islam. Hanno il calendario solare e la tripla croce, tutti quanti usati dai cattolici. Le croci rovesciate rappresentano la vittoria di Cristo. Martelli, compassi e falci sono simboli usatissimi nel mondo. Ecco qui Gesù che sta sopra un teschio con le ossa incrociate, che è un simbolo di Giove, vale a dire Lucifero. Ancora croci rovesciate. Questa è un'importantissima cattedrale in Germania dove tutti i leader politici europei si riuniscono spesso. Se ci andate, vi troverete Giano Bifronte. Questa è una cosiddetta statua di David, ma naturalmente non si tratta di David. È il dio Pan, dato che ha un flauto di Pan in mano e David non lo suonava di certo. Così sono andato a cercare il lato non visibile di Pan, poiché la statua ha un lato visibile e un altro non visibile. L'ho trovato, eccolo qui, agli zoccoli della stessa cattedrale. Nascondono il loro simbolismo occulto. Se si entra nel vestibolo... È Ecco questa cosa, si tratta del dio Anubi che non ha nulla a che fare con il cristianesimo, invece c'è pure lui assieme a Fenice che rinasce dalle ceneri e poi ancora il simbolo di Giove e tutta una serie di simboli qua e nella cappella laterale dove ci sono i segni dello zodiaco che raffigurano varie deità come Marte, Acquario, eccetera e la maniglia della porta di un Ying e Yang. Questo non ha nulla a che vedere con il cristianesimo. Qua usano il simbolo del compasso, Giove e il simbolo PX che si trova praticamente su ogni dicitura cristiana sulla faccia della terra. La fenice che rinasce dalle ceneri, il pavone, tutti simboli diabolici. Ecco il PX racchiuso in un cerchio con un punto. Vi direte, ma non è un simbolo cristiano? No, è un simbolo di Horus. Non ha nulla a che vedere con il cristianesimo. Chiediamo a Albert McKay Massone di grado 33 di dirci che cosa significa questo simbolo, il punto racchiuso nel cerchio è interessante e importante simbolo della massoneria. In realtà tale simbolo è una bella, ma alquanto astrusa allusione all'antica adorazione del sole e ci introduce per la prima volta alla sua altrettanto antica modificazione in adorazione del fallo. Si tratta quindi di un simbolo osceno che ha a che fare con gli organi genitali maschili. Si tratta di un'informazione assolutamente diretta su quello che davvero significa. Quindi che cosa significa Pix? Andiamo alla migliore fonte massonica del mondo, Morals and Dogma, pagina 292. E se non mi credete ho fatto delle fotocopie così possiate vedere. Qui potete vedere il simbolo, lo vedete? È il bastone di Osiride, una fonte diretta, non potete avere una fonte migliore di questa. Si tratta di un massone di grado elevato secondo il rito scozzese. Su una medaglia di Costanzo si trova questa estensione. In hoc, signor Victor Eris. Qualche ulteriore cosa interessante. Questo è il bastone di Osiride. Poi passa al Tao mistico e alle croci, alle stelle di David. E utilizza anche questa, un simbolo interessante. Dice che le vesti dei sacerdoti di Horus erano ricoperte di tale croci Questa è una croce maltese. Vi ricordate che ve l'ho fatta vedere sul re siriano? Ora chi la porta sulle sue vesti? Bene, andiamola a vedere. Eccolo qua, il Papa. La porta il Papa. E allora cos'è il Papa? Deve essere il sacerdote di Horus. Dunque per il mondo esterno sembra cristianesimo, ma per la cerchia degli iniziati è occultismo. Sul pavimento della cattedrale di Londra si trova il trischere, vale a dire la tripla yin e yang. Che cosa significa? Bene, domandiamolo direttamente alle fonti. La versione celtica dello yin e yang. Ecco cos'è il trischere, il mare, la buona sorte, una dea celtica della saggezza e della magia. E chi fu messo sul trono della rivoluzione francese? La dea della ragione, la magia, la ragione, sempre la stessa deità. Sul pavimento della stessa cattedrale si trova il Tao mistico. Che cosa rappresenta il Tao? Chiediamolo a un altro massone, Ward, che dice è un simbolo del lato maschile o creativo della deità, in the sign language of the mysterious, quindi ancora una connotazione sessuale. Che cosa ci sta a fare sul pavimento di una cattedrale? Quindi i gesuiti sono gli eredi dell'occultismo misterico e controllano il mondo attraverso le loro rappresentanze. Stanno nell'ombra, creano sottoorganizzazioni e tutti credono che non siano attive. Ma chiediamo a loro stessi che cosa credono. Questa è la storia dei generali della Compagnia di Gesù. Questi sono tutti i generali a cominciare da Ignazio di Loyola. Sono tutti elencati qui. Non dobbiamo andare a vederli tutti quanti. Arriviamo fino a quello attuale, quello che governa adesso. Il suo nome è Peter Hans Kolvenbach. Il nome è parecchio tedesco. È interessante constatare che in questa cosa i tedeschi hanno ruoli assai prominenti. Kolvenbach è il capo dei gesuiti, il cardinal Ratzinger, un altro tedesco, è il capo dell'inquisizione. Sembrano controllare davvero tanta roba. Qual è il suo aspetto? Eccolo qua. Peter Hans Kolvenbach. Probabilmente state guardando una delle persone oggi più potenti del mondo, se non la più potente, è il Papa Nero. Qui una nicchia con Ignazio di Loyola. Qui ci sono George W. Bush e il Papa in udienza reciproca. E questi qua non fanno nulla per caso, stanno facendo esattamente la stessa cosa che si vede nell'immagine che vi ho mostrato. Quella dove Loyola riceve l'ordine dal Papa. Ecco qua la cerimonia di induzione e il giuramento supremo dei gesuiti da una scheda della biblioteca del congresso. Vi è stato insegnato a seminare con l'inganno i semi della gelosia e dell'odio tra le comunità, le province e gli stati che erano in pace, a incitarli a fatti di sangue portandoli a farsi guerra, a creare rivoluzioni e guerre civili in nazioni che erano indipendenti e prospere, che coltivavano le arti e le scienze e che godevano la benedizione della pace, a prendere le parti di chi combatte ad Agire in segreto assieme al suo confratello gesuita, che potrebbe essere impegnato dalla parte opposta, apertamente contrario a ciò cui tu potresti essere legato, ma al sol fine che alla fine la Chiesa prevalga nelle condizioni fissate dai trattati di pace e che il fine giustifichi i mezzi. Questa è la scienza hegeliana. Due punti di vista contrapposti, il pensiero dialettico, far sì che uno muova guerra all'altro, farli scontrare a vicenda finché non ne rimanga niente. Questo si chiama tesi e antitesi, mentre il susseguente scontro porta alla sintesi. Si noti che il gesuita può agire efficacemente sia da una parte che dall'altra. È un sistema che usano per arrivare alle cose. La guerra dei Trent'anni di che cosa si è trattato il suo scopo era che la guerra in realtà potesse divenire una guerra di annientamento potevano inoltre permettere che fosse conclusa una pace con dei paesi in cui i governi ribelli avevano prolungato una legge in base alla quale nessun gesuita non poteva nemmeno azzardare a farsi vedere in faccia lo sapevate che i gesuiti furono schiacciati da praticamente tutti i paesi compresi quelli cattolici poiché erano capaci di tutto neppure i re cattolici potevano cacciare fuori. Se un re cattolico osava cacciare via un gesuita, il suo paese veniva distrutto, cattolico o non cattolico. I gesuiti ritornarono, ne potete stare certi. Così la spaventosa responsabilità per la terribile guerra dei Trent'anni ricade sull'imperatore Ferdinando II e i suoi consiglieri, pleni potenziari e amici intimi, gli adepti di Loyola. Ogni cosa che sto dicendo è una citazione. Il papato nemico della libertà civile e religiosa. Nel 1550, Papa Giulio III dichiarò la sua aspirazione al potere temporale politico universale, evidenziata da una nuova moneta fatta da lui coniare con il motto: La nazione e il regno che non mi serviranno periranno. Si noti che si tratta di un'affermazione della Chiesa cattolica: La nazione e il regno che non vi serviranno periranno. Che cosa significa questo per le nazioni protestanti? Ne avranno dei problemi? Sì o no? Direi di sì. Avranno dei problemi. Tommaso d'Aquino, il grande filosofo della Chiesa Cattolica, disse, il Papa, per diritto divino, possiede il potere spirituale e temporale in quanto supremo re del mondo. Il Papa di Roma, capo del governo papale, rivendica sovranità e supremazia assoluta su tutti i governi del mondo. Tutte queste citazioni sono davvero impressionanti, non c'è niente di banale in esse e provengono dalle fonti più autorevoli. Il diritto di deporre il re è inerente alla sovranità suprema che il Papa, come vicario di Cristo, esercita su tutte le nazioni cristiane. Così il cardinale Henry Manning, nel 1892, arcivescovo di Westminster, quindi il Papa controlla tutte le nazioni del mondo. È interessante che la Bibbia ci dica che sulla croce dove Cristo fu crocifisso fossero apposte tali parole. Gesù di Nazareth, re dei Giudei. Lo potete leggere in Giovanni 19, 19. Ma il crocifisso cattolico reca la sigla INRI scritta su di esso. Now, means... Jesus Nazarenus Rex Iuderum. Ma questo nel giuramento supremo dei gesuiti ha un significato completamente diverso. Significa justum necare reges impios, vale a dire è giusto uccidere i re, i governi o i governanti empi, ovvero eretici. Si tratta di un punto interessante. Un'altra cosa che vogliono fare è eliminare il protestantesimo. Nel profondo dei nostri cuori abbiamo caro questo principio, che chiunque non stia con noi debba essere annientato. Ci riteniamo pronti ad applicarlo non appena ne avremo i mezzi. Il protestantesimo si sta già logorando, è in declino. Siamo destinati a ricoprire d'insulti la sua agonia, a calpestare il suo scheletro spezzato e le sue ossa sparse. Affrettiamo tale dissoluzione coi nostri sforzi, uniti e forti. Scrissero in seguito, il protestantesimo è in decomposizione, sta cadendo a pezzi. Già abbiamo cominciato a riguadagnarli persone notevoli. Si tratta di un estratto del piano segreto. Sono i peggiori tra i cattolici, gli inquisitori, i gesuiti. Semplicemente sono l'esercito papista per impadronirsi del mondo in futuro, col pontefice di Roma come imperatore. Si sta pianificando qualcosa come una schiavitù universale, con loro come padroni. Questo è quello che vogliono, forse non credono nemmeno in Dio. I fratelli Karamazov. Ancora citazione. Il generale dei Gesuiti insiste sul fatto di essere padrone, sovrano al di sopra dei sovrani. Ovunque i Gesuiti siano ammessi saranno i padroni, costi quel che costi. Le loro società è per natura dittatoriale. E quindi è nemica irriconciliabile di ogni autorità costituita. 50 anni nella Chiesa di Roma, di padre Cinichi. Lo stesso Ignazio di Laiola afferma: Il potere del generale sarà a tal punto illuminato che, se lo ritenesse necessario, per l'onor di Dio, potrebbe persino ricacciare indietro, mandare altrove gli emissari diretti dal Papa. Dunque si tratta di un ordine potente, disse Frederick von Hardenberg. Una compagnia del genere non si era mai vista nella storia del mondo. Neppure l'antico senato romano aveva mai inteso dominare» il mondo con una gran certezza di riuscirci. Vogliono dominare il mondo con il Papa investito dal potere universale. Il cattolico Lafayette disse, io credo che se la libertà di questo paese e gli Stati Uniti d'America saranno distrutte sarà a causa della malizia dei preti cattolici, dato che essi sono i nemici più astuti e pericolosi della libertà civile e religiosa hanno istigato la maggior parte delle guerre in Europa. Chi parla sono persone importanti. Morse, l'inventore dell'alfabeto Morse, disse: "E chi sono questi agenti? Per lo più sono gesuiti, un ordine ecclesiastico proverbiale nel mondo per la sua astuta doppiezza e per la sua totale mancanza di principi morali, un ordine talmente abile in ogni artificio d'inganno che persino nei paesi cattolici, addirittura nella stessa Italia, è divenuto intollerabile e la gente ha richiesto che fosse soppresso". Si tratta di un'altra persona importante. L'arciduca Francesco Massimiliano affermò: si sono immischiati in modo talmente continuo negli affari e negli intrighi di corte che, a onor del vero, deve essere rimproverato a loro di ambire al dominio del mondo. Si potrebbe continuare all'infinito. Una citazione interessantissima proviene da Michelangelo Tamburini, generale dei Gesuiti, rivolto al duca di Branca. Vedete, mio Signore, da questa, stanza, da questa stanza io governo non soltanto Parigi, ma anche la Cina. E non soltanto la Cina, ma il mondo intero, senza che nessuno sappia ciò che accade. Interessante, questo è ciò che dicevano gli stessi gesuiti. Il confessore del Papa doveva essere un gesuita. Il Papa stesso doveva andare da un gesuita per confessarsi. Tutto ciò che dico è una citazione. Questo è Jean-Baptiste Janssen. Governò dal 1946 al 1964 e ha l'aspetto di un affascinante gentiluomo, davvero molto attraente. Vedete, questa foto è tratta dal Saturday Evening Post del 1959. E queste cose sono quelle sulle quali ha il comando, tutte cose di cui parleremo nella prossima conferenza. Controlla le seguenti società segrete, il sovrano militare ordine dei cavalieri di Malta, quindi comanda i cavalieri di Malta, la massoneria di rito scozzese, l'ordine degli illuminati, cavalieri di Colombo, i cavalieri del Ku Klux Klan, Brnai Brit, la Nation of Islam e il suo esercito privato chiamato The Fruit of Islam, la cupola della mafia, l'Opus Dei e altre confraternite minori. Dunque, ognuna di queste società segrete è controllata dai gesuiti. La persecuzione della Chiesa cattolica in Germania è stata rivolta soltanto contro quegli elementi che non si sono interamente sottomessi alla crescente centralizzazione delle autorità ecclesiastiche e statale. Quindi sembra che anche i cattolici abbiano sofferto, ma sono soggiogati soltanto i gruppi che non si sottomettono interamente. Alcuni ordini cattolici si opponevano infatti ai Gesuiti, furono massacrati e cancellati. Durante la rivoluzione francese, i Domenicani avevano assunto l'Inquisizione dei Gesuiti, furono spazzati via. E i Gesuiti se la ripresero. Il loro scopo era, ed è ancora, quello di eliminare gli effetti della riforma e di ristabilire il Sacro Romano Impero della nazione tedesca. In altre parole, una grande Germania deve tornare ad essere il centro del rinato Sacro Romano Impero, detto nel 1942 da uno storico americano, Leo Lehman. Non è affascinante che il presidente russo o un presidente russo, mettiamola così, e molti leader politici abbiano garantito che la Germania avrà un ruolo ancora più grande nell'Europa di oggi. È affascinante anche che sia stato un prete gesuita, padre Steinfeld, e non Hitler a scrivere il Mein Kampf. In effetti, lo si può leggere nel Mein Kampf stesso. Le SS usavano il simbolo del Tempio delle ossa incrociate. E di che cosa era simbolo questo, lo ricordate? Era un simbolo di Giove, del dio Giove, il dio della morte, e anche il simbolo di Osiride, che era il dio della morte. Anubi era pure un'altra forma di Osiride, il dio della morte. Ma Gesù dice: Io sono il dio dei viventi, non sono il dio dei morti. Io piuttosto servo il Dio dei viventi. Le SS furono organizzate da Himmler in base ai principi dell'ordine gesuita. Le regole di servizio e gli esercizi spirituali prescritti da Ignazio di Loyola costruirono un modello che Himmler si sforzò accuratamente di copiare. La regola suprema era l'obbedienza assoluta. Ogni ordine deve essere eseguito senza dire nulla. Ognuna di queste affermazioni è tratta da una fonte autorevole. Ancora da quel meraviglioso libro che è Il Grande Conflitto ci possiamo fare un'idea dei gesuiti. In tutto il mondo cristiano il protestantesimo era contrastato da acerrimi nemici. Dopo i primi trionfi della Riforma Roma aveva riunito nuove forze con l'intenzione di annientarla. Fu in quell'epoca che nacque l'ordine dei gesuiti, che si dimostrò il più crudele, il più privo di scrupoli e il più potente fra i sostenitori del papato privi di ogni legame terreno, di ogni affetto o interesse personale, sordi ai richiami della coscienza e della ragione. Essi ignoravano qualsiasi regola e vincolo che non fossero quelli del loro ordine. Non conoscevano altro dovere se non quello di estenderne il potere. Non dobbiamo leggere l'intera citazione, però la loro attività consisteva nell'eliminazione del protestantesimo. L'ordine gesuita, quindi, ci appare come l'incarnazione di un sistema che mira al dominio temporale politico, e questo nel mondo intero. Mi direte, ma sicuramente la Cina non sarà sottomessa. Bene, abbiamo già riportato una citazione del generale gesuita stesso, dove egli dice di controllare la Cina, che controlla il comunismo. Lo hanno creato i Gesuiti e quindi lo controllano. Lo hanno messo in pratica ad esempio in Sud America dove lo hanno esercitato prima che fosse costruito. È davvero interessante. Questo è il conte von Onsbrock. Nel 1911 un nobile tedesco ed ex gesuita che afferma proprio quanto segue. A che cosa mirano allora i gesuiti? Secondo loro essi ricercano soltanto una maggiore gloria di Dio, ma se andate a vedere i fatti essi mirano soltanto al dominio universale, sono loro che governano il mondo, una citazione dopo l'altra. Inoltre, il Papa ha migliaia di agenti segreti in tutto il mondo, compresi i Gesuiti, i Cavalieri di Colombo, i Cavalieri di Malta, l'Opus Dei ed altri. Il servizio segreto del Vaticano e le sue risorse in campo non sono secondi a nessuno, lo dice persino David Hunt, uno storico americano battista. Dunque, diamo un'occhiata a tali istituzioni. Guardiamo la Massoneria. Il Grand Design Exposé dice: In verità i gesuiti hanno perfezionato la massoneria in modo da renderla il loro strumento più splendido ed efficace per compiere i loro propositi tra i protestanti. Certamente i massoni stessi rimarrebbero delusi, perché se lo sapessero, non lo farebbero, no? Quindi in realtà la loro organizzazione viene usata e loro vengono ingannati. Soltanto nelle cariche più elevate ci sono gli eletti che sanno e che sono controllati dai gesuiti di Roma. Molto furbo. Davvero furbo far fare al protestantesimo quello che voi non potete fare apertamente perché il protestantesimo vi ha ditati come anticristo. Questo è davvero interessante. Si tratta di una fortezza templare e una chiesa sull'isola di Mallorca in Spagna. E di nuovo c'è l'aquila con due teste e se andate praticamente in ogni chiesa dell'isola vi ritroverete l'aquila bicipite sugli altari. Come ho già detto, Adam Weishaupt fu il padre del giacobinismo ed è stato anche il fondatore degli Illuminati. Dal collegio gesuita di Ingolstadt si dice che sia scaturita la setta nota come Illuminati di Baviera, fondata da Adam Weishaupt, il suo fondatore nominale. Però pare aver avuto un ruolo subordinato, sebbene importante, nella sua organizzazione. Vedete come ancora usino facciate su facciate. Qui abbiamo due generali gesuiti. Il primo qua sopra è il generale Ricci. Mentre questo è il generale Ledokowski. Cosa assai interessante. Questo qua governò dal 1773 al 1814, vale a dire durante la soppressione dell'ordine. Si noti che lo stesso Vaticano soppresse i Gesuiti tra il 1773 e il 1814. Che cosa era successo al Vaticano in quel periodo? aveva subito una ferita mortale e il papa era stato condotto in esilio e vi era morto, no? Dunque chi aveva inferto questa mortale ferita al papato? Era stato proprio quell'ordine in seno alla Chiesa stessa, una lotta per il potere. A quell'epoca aveva creato gli illuminati servendosi di Vaesopt. E naturalmente anche il padre del moderno comunismo, che con i suoi giacobini portò la rivoluzione francese. Anni dopo il generale gesuita Ledokovsky, con i suoi bolscevichi, portò alla rivoluzione russa del 1917, identica all'altra rivoluzione. Ne tratterò meglio sulla conferenza sulle rivoluzioni, sulle guerre e sui dittatori nel proseguo di questa serie. La maggiore autorità francese sui Gesuiti, Edmond Paris, affermò la rivoluzione russa eliminando lo zar protettore della Chiesa ortodossa. Non aveva forse decapitato la sua grande rivale e aiutato la penetrazione della Chiesa cattolica? Si deve colpire quando il ferro è caldo. Il famoso Russicum, collegio russo di Roma, viene creato nel 1929 ed i suoi missionari clandestini portano la buona novella in quel paese scismatico. Un secolo dopo la loro espulsione da parte dello zar Alessandro I, i Gesuiti intraprendono di nuovo la conquista del mondo slavo. E i poveri slavi ne ebbero a soffrire. Furono massacrati a milioni. La storia mostra che cosa è accaduto là quando Stalin, probabilmente uno dei più grandi assassini di massa di ogni tempo, fece questa cosa. Federico il Grande di Russia affermò che così rinacquero i gradi elevati e gli statuti massonici dell'antico rito. Ed egli stesso scrisse gli statuti sotto la guida del generale gesuita. Lo dice Albert G. Mackey nell'Encyclopedia of Freemasonry. Interessantissimo. Si noti questo adesso ed è una fonte incredibile. Questa è la eside svelata da Madame Blavatsky, l'autrice della dottrina segreta. Essa afferma che i riti nacquero dagli adepti di Ignazio di Loyola. Il rito scozzese e tutti quanti agivano su istruzione del generale gesuita. Dunque, chi controlla la massoneria? I gesuiti, su questo non c'è alcun dubbio. Qui abbiamo confermato l'induzione del cavaliere templare massone nel Consiglio del detto Ordine di Cavalleria, e sperando e confidando che egli si comporterà sempre in modo da condurre alla gloria di IHS, il Santissimo e Onnipotente Dio, e all'onore dell'Assemblea, noi la raccomandiamo. Si tratta di un rituale massonico ed è completamente gesuitico, quindi i gesuiti controllano la massoneria. Ecco qui un tempio massonico in Oklahoma. Ecco la IHS. Questo è un tempio massonico, una loggia, e mostra la IHS. Ci sono ancora degli anziani, uomini e donne, sparsi per il paese che vi diranno con triste gravità che se risalite nel tempo alle origini della massoneria attraverso tutti i suoi ordini arriverete al grado supremo al capo massone del mondo e scoprirete che quel terribile individuo e il capo della compagnia di Gesù sono la stessa persona così James Parton uno storico americano molti dicono le stesse cose i cavalieri di Malta e i massoni sono in primo piano mentre sullo sfondo ci sono i gesuiti e i loro cavalieri di Malta i gesuiti controllano anche i cavalieri di Malta, ma chi sono questi? Bene, questi cavalieri hanno la loro sede generale a Roma, prima stavano su un'isola ma allora erano anche un ordine militare, che cosa sono ancora? Sono cavalieri, controllano il sistema bancario mondiale e l'industria militare mondiale e soprassiedono alla Chase Manhattan Bank, con tutte le sue filiali, comandano tutti i servizi segreti, il KGB, la CIA e tutto il resto per restaurare i secoli bui. Ogni cosa che sto dicendo è una citazione, non c'è niente di mio. Non mi accusate di affermare qualcosa, sto soltanto leggendo. Chi sono? Questo è l'attuale capo dei Cavalieri di Malta in America. Beh, adesso è morto. È il cardinale Joseph Spellman, arcivescovo di New York, e questa è la loro sede presso la cattedrale di San Patrizio, la diocesi di New York. Eccone vari altri. Questo, ad esempio, è il cardinale Terence Cook. Questo era il cardinale O'Connor e questo è l'attuale cardinale arcivescovo di New York, Edward M. Egan. Diamo adesso un'occhiata a chi fa parte dei cavalieri di Malta. Dovrebbe essere interessante. Alcuni passati, altri presenti. Il generale Alavena, George Anderson, Engelton, Arzu, Bertie. Hobst, Bonaparte, non è che vi dice qualcosa questo nome? Borghese, Brandley, Brady, Pat Buchanan, questo nome non vi dice qualcosa? James Buckley, Prescott Bush, non vi dice qualcosa? Frank Capra, William Casey, non vi dice qualcosa? Chia, Cisnero, Cook, Coughlin. Teloch, Giscard d'Estaing, non vi dice qualcosa questo nome? Il presidente francese, Bill Donovan, Alan Dulles, Avery Dulles, Edward Egan, questo naturalmente è proprio il cardinale, Franz Egon, John Farrell, Flanagan, Flynn, Jelly, Gellin, Gorman, Grace, General Alexander Eg, non vi dice qualcosa questo nome? Otto von Habsburg, Conrad Hilton, Heinrich Himmler, anche lui era un cavaliere di Malta, J. Edgar Hoover, quello famoso della CIA e FBI, Joseph Kennedy, Ted Kennedy, Larkin, Lerman, Lorenzo, Luce, Henry Luce, il fondatore di tutte le grandi riviste di Time e di tutte queste cose, un grande magnate dell'editoria, MacDonald, Manhattan, ed eccoli tutti qua, nome per nome: O'Neill, Ortiz, Franz von Papen, l'ambasciatore che lavorava con Adolf Hitler, Peron, Rocca e l'elenco continuo all'infinito. Frank Shakespeare, Martin Shee, persino Frank Sinatra era un cavaliere di Malta per interesse. Quindi esistono persone importantissime che sono cavalieri di Malta. E che dire dei cavalieri di Colombo? Il fondatore dei cavalieri di Colombo è padre Michael McGivney. Ebbe una vita molto breve, poi morì molto giovane. Morì all'età di 38 anni. Ecco il loro emblema e questo è il loro sito internet ufficiale. Basta che ci andiate. E vi potete vedere qualcosa di affascinante. Vedete questo? Vi ricordate che cos'è? Una fascina di rami o di stecchi che avete trovato anche nella Rivoluzione francese, proprio nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo. E che cos'è? Una fascia con un serto attorno. E che cosa significa? Tutto il potere ha un solo uomo. E chi sarà quest'uomo? Chi vogliono i cavalieri di Colombo, fondati da un sacerdote cattolico, che sia l'uomo investito da tale potere? Il Papa, naturalmente. I cavalieri di Colombo, fondati a New Haven, Connecticut, nel 1882 si pensa che siano forti di 300.000 uomini. Possono entrarvi soltanto cattolici e l'iniziazione prevede quattro gradi. È il cuore e l'anima della politica. Non potete entrare in politica se non avete il timbro di approvazione di queste persone. Questo fatto è ben noto alle macchine politiche e ai politici non cattolici i cui candidati devono ricevere l'approvazione di Roma e dei cavalieri prima che siano nominati a una carica insignificante o alla presidenza. Ciò di cui i cavalieri di Colombo si occupano in principio è la politica, vale a dire la politica gesuitica. Citazione da Eminence to the Nation di Jeremiah Crowley. Si tratta di accuse serie. Eccoli qua con la loro fascia, che diventeranno più chiare in seguito e vedremo presto dove andremo a parare. Poiché oggi Roma considera, sentite questa, poiché oggi Roma considera il regime fascista prossimo ai suoi dogmi ed interessi, non abbiamo soltanto il reverendo padre gesuita Cogling che loda l'Italia di Mussolini con la democrazia cristiana, ma la loro rivista Civiltà Cattolica, la rivista ufficiale gesuita, che dice quanto segue. L'organo ufficiale dei gesuiti, insomma. Il fascismo è il regime che corrisponde più da vicino ai concetti della Chiesa di Roma. Questo è grave. Avete infine notato che c'è sempre più controllo. Avete notato alcune di queste cose. Avete notato che vi trattano sempre di più come qualcuno che deve inchinarsi 20.000 volte al potere. E poi c'è l'Opus Dei. L'Opus Dei è un ordine laico, semisegreto, il cui scopo principale è il totale appoggio al papato. E queste persone portano addosso delle pinze che tormentano le loro carni, così che sentono grande dolore ad ogni loro movimento. Un dolore che ricorda loro l'obbligo che si sono assunti e hanno membri importantissimi, persino presidenti come quello del Portogallo che fa parte dell'Opus Dei. Poi abbiamo quelli dell'organizzazione Skull Bones. Teschio e ossa. Chi sono? Beh, hanno questo teschio e queste ossa assai interessanti, ma che cosa rappresentano? Lo sapete già, Giove. Poi hanno il numero 322 e se andate a vedere la Genesi capitolo 3, 2, 2 troverete questo. Adesso l'uomo è divenuto uno di noi, a conoscenza del bene e del male, innalzare l'uomo al livello di Dio. Questa è l'Università di Yale, il luogo dove si trovano. Consultiamo adesso una delle più grandi autorità degli Skull and Bones, vale a dire Anthony Sutton. Chiediamoli chi è. Ha studiato all'Università di Londra, Gottingen, California. Ex ricercatore alla Over Institution, Stanford University, nonché docente di economia presso la California State University. Ha avuto il coraggio di essere sincero nel suo libro e gli è costata cara. Ma leggiamolo. Questo è il libro di Anthony Sutton, American Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones. Dunque andiamo a citare: Skull and Bones. Ecco qua sopra, è Bush. Bush ha vinto le elezioni, guardiamo questo video. Yale University: the In a smoke-filled room, a handful of power brokers manipulate the global economy. These are the purported activities of some of America's secret societies, groups with names like Bilderberg, Skull and Bones, and the Trilateral Commission. The Skull and Bones Society is founded in 1832 by 15 seniors at Yale University in New Haven, Connecticut. They establish a secret society with rules and rituals that remain unchanged to this day. The skull and bones initiation ceremony is said to be held in April in the tomb's basement. One distinguished member serves as master of ceremonies. Once in robe, he is known as Uncle Toby. The shortest senior is appointed Little Devil and dons a satanic costume. A bonesman with a deep voice is dressed as Don Quixote. Another is dressed as the college's founder, Elihu Yale. Still another is given papal vestments. It would all be funny if it weren't for the fact that among the former bonesmen are three presidents William Howard Taft, George Bush, George W. Bush, numerous senators and ambassadors, industrialists like William Whitney, CIA agents, State Department officials, and publishing magnate Henry Luce. Absolute secrecy is also required. In his 1999 autobiography, George W. Bush devotes just one sentence to his membership in Skull and Bones. Quote, My senior year, I joined Skull and Bones, a secret society so secret, I can't say anything more. The secrecy, according to some researchers, is there to protect the fact that Skull and Bones funnels its initiates into positions of power and influence? The best known bonesman is ex President George Bush, who, according to tradition, is supposed to avoid admitting he's a member. Mr. President, are you a member of Skull and Bones? American Journal got a similar response when we recently asked George Bush, Jr., the governor of Texas, about his membership. Does it still exist? I'm, the thing is so secret I'm not even sure it still exists. Bene, ora così vedete che George W. Bush è membro e stanno in una bara. Si inchinano davanti a una figura papale, gli giurano fedeltà e fanno ogni sorta di atti sessuali in una bara che non starò qui a spiegare, dato che è veramente qualcosa di brutto. E questi sono i presidenti dei più potenti paesi del mondo e fanno parte di società segrete come questa. L'ordine, guardiamo cos'è e come ha avuto inizio. Chi vi è dentro lo conoscono come l'ordine. Altri, per più di 150 anni, lo hanno conosciuto come capitolo 322 di una società segreta tedesca. Questo è importantissimo. In effetti si venne a sapere che questa cosa quando riuscì ad entrare di nascosto nella sede e a rubare alcuni documenti dell'istruzione, Ufficialmente conosciuta come The Russell Trust in 1856 o come The Brotherhood of Dead, Confraternita della Morte, questo perché servono il dio della morte, vale a dire Anubi, o, se volete, Osiride o Giove. Il capitolo americano di quest'ordine tedesco fu fondato nel 1833 all'Università di Yale dal generale William. Huntington Russell e da Taft, l'unico uomo che fu sia presidente sia capo della Corte Suprema degli Stati Uniti. Interessante. Che cosa significa in realtà ordine tedesco? Gli illuminati ebbero origine dall'Università di Ingolstadt e i membri vennero reclutati tra le corporazioni studentesche. Naturalmente dovevano essere studenti con agganci importanti, cioè figli di persone assai addentro al potere. L'ordine ebbe origine a Yale nel 1833 Maskell Bonds è un capitolo di una società segreta tedesca dunque quale organizzazione rappresenta? I membri attivi hanno sufficiente autorità per spingere i loro figli e parenti a entrare nell'ordine e si ha pure un significativo numero di matrimoni tra le famiglie sono suddivisi in categorie principali in due categorie principali vi troviamo le famiglie americane di antico lignaggio da un lato e dall'altro le famiglie di grande ricchezza quando un nuovo membro viene iniziato all'ordine, dice stanotte morirà al mondo e rinascerà all'ordine così come d'ora in poi dovrà riferirsi ad esso l'ordine è un mondo in se stesso nel quale egli avrà un nuovo nome e i 14 nuovi confratelli di sangue pure con nuovi nomi esiste anche un capitolo britannico fondato all'università di Oxford e all'All Souls College l'elemento britannico è detto The Group il gruppo quindi la Skull and Bones non è unica esiste anche un gruppo vale a dire un ordine britannico quindi il gruppo è legato ai suoi pari ebrei per tramite dei Rothschild, la cerchia interna. Quindi esiste un'organizzazione segreta internazionale di cui fanno parte le persone più prominenti nel campo dell'industria, del governo e di ogni cosa. Si tratta delle persone più importanti del mondo d'oggi, persone che comandano e se sono un capitolo di società tedesca, allora si tratta degli illuminati. George W. Bush ha detto che ci sono mille luci che illuminano il mondo adesso. È interessante che l'Ordine abbia redatto parecchi statuti e regolamenti. Per esempio, Archibald MacLeish, membro di Scala and Bonds, ha scritto lo statuto dell'UNESCO. Ora parleremo dell'UNESCO e vedremo di cosa si tratta. Le chiese, la Union Theological Seminary, è controllata da Scala Bonds. Si tratta di un seminario interessantissimo. Ne parleremo più nel dettaglio in un'altra conferenza. I principali studi legali, le aziende di telecomunicazioni, l'industria, la Federal Reserve, tutto è sotto controllo dell'ordine. Il capitolo 322, opera del modo che segue, esiste un nucleo centrale, vale a dire l'occhio che tutto vede, la pupilla, ma questa è un'altra cosa. Esiste un nucleo centrale, una cerchia interna e una cerchia esterna. Poi c'è la cerchia atlantica, il Bohemian Club. Guardate qui, il Bohemian Club fa parte dello Skull and Bones, poi ci sono la Pilgrim Society, il Penumbra Order, il capitolo 322 dell'Ordine, la Commissione Trilaterale. Questo è il mondo cui tutto sta assieme. In pratica la si può mettere così, il Consiglio delle relazioni estere, l'ONU, Bilderberg, il Club di Roma, il Royal Institute of International Affairs e la Commissione Trilaterale con gli Illuminati che controllano Ogni cosa dall'interno formano ciò che in pratica è la tavola rotonda. Avete visto che il Bohemian Club ne fa pienamente parte, ma che cos'è questo Bohemian Club? Bene, questo è il Bohemian Grove. Nel numero del 2 agosto 1982, nel Newsweek, e questa è un'altra citazione, si scrive: Il più prestigioso campo estivo del mondo, il Bohemian Grove, si sta tenendo adesso, 75 miglia a nord di San Francisco. Si trova in una foresta. È una specie di fortezza, ma stranamente, anche nelle fortezze si può riuscire a penetrare. E un giornalista intraprendente lo ha fatto. Questa tenuta di 2700 anni. Sorvegliata in armi in modo capillare l'estensione di campagna del Bohemian Club, un club maschile super esclusivo, del quale ha fatto parte ogni presidente repubblicano a partire da Herbert Hoover. Si tratta di una citazione e questa è la cerimonia del Bohemian Groove, che è stata fotografata o filmata molto al buio, naturalmente, segretamente da un giornalista che ha provocato un grosso scandalo. In questa slide potete vedere pochissimo, quindi vi spiegherò che cosa vi sta accadendo. In questa foresta la gente è tutta nuda, devono camminare nudi. In effetti alcuni membri hanno abbandonato il club perché si sono stancati di camminare nudi. Immaginate ora che ogni presidente degli Stati Uniti è stato membro del Bohemian Group. I sacerdoti sono vestiti in abiti papali e rendono omaggio ad un gufo. Perché il gufo ci vede al buio, all'illuminazione. Adorano la natura, dicono. La bellezza ci circonda e noi dobbiamo adorarla. E questa è adorazione della natura. Adorano il gufo e si inchinano davanti ad esso. Questo è il peggio del paganesimo. Esistono altri rituali di cui non voglio parlare che accadono tra questi uomini nudi. E se leggete le vostre Bibbie, troverete che coloro che compivano rituali di adorazione nelle foreste erano chiamati i perversi. The, the owl is in his leafy temple. Let all within the grove be reverent before him. Lift up your heads, O ye trees, and be ye lifted up, ye everlasting spires. For behold, here is Bohemia's shrine, and holy are the pillars of this house. There's the owl. For beauty is eternal. And we bow to beauty everlasting. For lasting happiness. Return to one alone. And she surrounds you now. Great nature. Refuge of the weary heart. We bow to one alone. Wife, great nature. He is ever faithful. Other friends may fail. So must become his children. Little children that believe, don't ever doubt her beauty and her faith. Bohemians and priest, our funeral fire awaits the corpse of care, prince of all mortal wisdom. of Bohemia, we beseech thee, fairest thy counsel. di Bohemia, dacci il tuo consiglio. Bene, questa è soltanto una parte del rituale che dimostra che si tratta di adorazione della natura, condannata nella Bibbia. E chi sono questi And yet, membri? Andiamo avanti. Questo è un articolo di Mother Jones, agosto 1981, volume 6, pagina 28, che riporta chi siano i membri importanti. Ad esempio George Shultz, Stephen Batchel, Gerald Ford, Eric Kissinger, William Buckley. Ve li immaginate mentre camminano tutti nudi, adorando uno stupido gufo? Non è ridicolo? Fred Hartley, Griffin, Haywood, Coors, Teller, Ronald Reagan, Chloe. George Bush, William French Smith, eccetera, eccetera. È ridicolo. Il modus operandi dell'ordine, le attività dell'ordine, sono rivolte a cambiare la nostra società e a cambiare il mondo e instaurare un nuovo ordine mondiale. Si tratta di un ordine pianificato dove le libertà individuali saranno assai ristrette. Questo è fascismo. E vi mostrerò delle encicliche papali che vi faranno rizzare i capelli riguardo a ciò che sta per accadere in tutto il mondo. E credetemi, io vivo in un paese dove sta accadendo. Lo si può vedere ogni giorno. È grave. Ma non dovete avere paure se sapete perché sta accadendo. Se non sapete perché sta accadendo, sarete presi dalla disperazione e a migliaia si stanno suicidando perché non lo possono sopportare. Migliaia di contadini scacciati via dalle loro terre e uccisi soltanto nel mio paese hanno perso tutto, hanno perso la speranza e si sono sparati. Uccidono le loro intere famiglie perché è meglio per loro morire che vivere così. E lo sapete una cosa, se fate loro sentire una conferenza come questa e mostrate loro che cosa ci sia dietro e perché, indovinate un po'. Riacquistano speranza perché capiscono che non sono soltanto loro che non avevano compreso. Come cominciano a capire il quadro più vasto, riacquistano speranza e dicono: Allora non è finita per noi, perché questo è il solo segno che Gesù sta per arrivare e ci sarà un regno migliore. Diamo quindi le nostre vite a Gesù Cristo perché il mondo non ha niente da offrire. Riacquistano speranza. Non esiste nessuna protezione costituzionale contro di ciò. Controllano la scuola. Nelle conferenze vi mostrerò come niente sfugga al loro controllo. Il denaro, la legge, la politica, l'economia, la storia, la psicologia, la filantropia, la medicina, la religione, i media. E ricordatelo, non sono né di destra né di sinistra. Esistono partiti di destra e partiti di sinistra, ma loro chi controllano? Entrambi. Si tratta del principio hegeliano, logica hegeliana. Ricordate che sia Marx che Hitler. Gli estremi della destra e della sinistra presentati come nemici nei libri di testo si sono sviluppati dallo stesso sistema filosofico, l'egelismo. Sto citando qui da uno dei più grandi ricercatori di questo campo. Questo provoca grandi grida di angoscia intellettuale da parte dei marxisti e dei nazisti. Vi ricordate che ai gesuiti avevano detto di servire da entrambe le parti e creare conflitti tra le due parti? Questo conflitto tra opposti e fondamentali, fondamentale per provocare il cambiamento che desiderano. Oggi questo processo può essere individuato nei documenti della Commissione trilaterale dove si promuovono il cambiamento e la gestione del conflitto. Lo avete mai sentito prima questo nome? Bene, il conflitto è essenziale, lo Stato è assoluto, quindi lo Stato deve avere il controllo totale. Questo significa che le persone devono essere private dei loro diritti in favore dello Stato. Vedete che cosa sta accadendo negli Stati Uniti attualmente? Assolutamente. Lo Stato esige completa obbedienza. Un individuo non esiste per sé in tali cosiddetti sistemi organici, ma soltanto per svolgere un dato ruolo nell'attività dello Stato. Durante il nazismo era esattamente così. I due filosofi che stanno dietro a questo sistema sono Hegel e Kant. Sono rimasto esterefatto quando ero in Europa quattro settimane fa in Germania. E i leader, i presidenti tedeschi, Recavano dei certi alle tombe di queste persone dicendo la loro filosofia ha reso possibile la nuova Europa, rendevano loro onore, terribile, addirittura satanico direi, altro che filosofia. Il principio degli illuminati è che il fine giustifica i mezzi. Questo è anche il principio del gruppo e dell'ordine, vale a dire: scale e bonds significa che si può fare tutto, non importa in modo quanto ignobile, per raggiungere il proprio scopo. Esiste una cerchia esterna, una cerchia interna e un nucleo centrale. Tutte queste cose, il Consiglio delle relazioni estere, è la cerchia esterna, la commissione trilaterale, tutte queste cose. La commissione trilaterale è fondata da. David Rockefeller e conta 200 membri in tutto il mondo l'operazione Bundy, attivismo tesa a raggiungere un nuovo ordine mondiale George W. Bush era membro di Skull and Bones lo ricordate? Dice è una grande idea, un nuovo ordine mondiale dove differenti nazioni si uniscono per una causa comune Soltanto gli Stati Uniti hanno sia la statura morale e sia i mezzi per sostenerla. Dunque pensate o no che stanno tentando di coinvolgere tutte le nazioni del mondo in questo sistema? Pensate che sia possibile che diano il loro potere a una donna che li cavalca? Non sembra proprio così? E chi li controlla? I gesuiti. E dicono che i gesuiti a proposito di chi debba comandare. Il Papa, non è così? Bene, quindi chi pensate che strepiti più degli altri per un nuovo ordine mondiale? Forse non è il Papa, non è interessante? Ci siamo dunque. Un nuovo ordine mondiale per la pace, quando, il 3 gennaio 2004, l'intero suo discorso di Capodanno è stato dedicato alla richiesta di instaurare un nuovo ordine mondiale. Città del Vaticano, 1 gennaio 2004. Giovanni Paolo II ha iniziato il nuovo anno insistendo sul fatto che la pace è possibile e che è un dovere. Ha chiamato un nuovo ordine mondiale. La CNN che cosa ha detto? Il Papa chiama a un nuovo ordine mondiale, martedì 1 gennaio 2004. Città del Vaticano. Il Papa Giovanni Paolo II ha inaugurato martedì il nuovo anno con un rinnovato richiamo alla pace in Medio Oriente e in Africa e alla creazione di un nuovo ordine mondiale basato sul rispetto della dignità dell'uomo e sull'uguaglianza tra le nazioni. Che cosa ha detto? Quest'anno Papa Giovanni Paolo ha rivolto i suoi pensieri al proseguimento dei conflitti in tutto il mondo. Mi ha sottolineato che per ottenere la pace dovrà esserci un nuovo rispetto della legge internazionale e la creazione di un nuovo ordine mondiale basato sugli obiettivi delle Nazioni Unite. Ha richiamato a un ordine capace di fornire adeguate soluzioni ai problemi di oggi, basato sulla dignità dell'essere umano, cioè i diritti umani, e su uno sviluppo integrale della società. Società, sulla solidarietà tra le nazioni ricche e quelle povere, sulla condivisione delle risorse e sugli straordinari risultati del progresso scientifico e tecnico. Conoscete la condivisione delle risorse? Ne avete mai sentito parlare prima? Bene, esiste un'altra espressione per questa cosa, si chiama ridistribuzione della ricchezza. Le avete mai sentite prima? Ve lo dirò in altre parole. Ridistribuire la ricchezza significa prendere le ricchezze a chi le ha e a darle a chi non le ha. Capito? Ora facendo questa cosa quali nazioni del mondo ne saranno più colpite? Quelle cattoliche o quelle protestanti? Le nazioni protestanti sono quelle ricche, ovunque si può tracciare una linea. Nelle conferenze vi mostrerò come ci siano delle encicliche che definiscono come debba aver luogo tale ridistribuzione. Come ciò stia avvenendo e come l'enciclica dica che debba svolgersi il tutto. Nel mio paese lo sto vedendo senza che il governo muova un dito. Si parla di necessità, come vedremo. Esiste un'altra parola ancora per prendere a chi ha e dare a chi non ha: si chiama furto. Non rubare, dice la Bibbia. Il Papa di Roma invece dice ruba. Letteralmente così. Vi mostrerò questa enciclica, ne rimarrete stupiti. Questo nuovo ordine mondiale sarà davvero stupefacente. Io non vorrei proprio averci a che fare. Fortunatamente il mio Dio dice... Il mio regno non è di questo mondo. Se lo fosse, combatterebbero per me, ma non è di questo mondo. Il mio regno è lassù, là dove si trova il vostro tesoro, e là sarà il vostro cuore. Io ci sono riuscito perché vivo dopo essermi staccato da quel che ho guadagnato. Perché so che non significa oramai più nulla. Sapete che nel mio paese, se andate in vacanza e state fuori per un po', quando tornate, la vostra casa è stata occupata e non potete buttare fuori i nuovi inquilini. Anche se la casa è vostra. Lo sapevate? Dato che non hanno necessità, hanno il diritto di prenderla, a prescindere che sia vostra o meno. E questo non è uno scherzo, è un fatto, è davvero brutto, ma che importa? Io servo un Dio che ha promesso le cose più belle, anche quelle temporali, a coloro che lo servono. Meravigliose promesse. Vi sto preparando un posto e tornerò per portare anche a voi, là dove sono io, nella casa del Padre ci sono molte stanze e io ci vado. Certo in realtà non si tratta di stanze ma di intere dimore. Dio ha preparato per noi delle cose che faranno sembrare orribile questo mondo al confronto. Quindi lasciate che abbiamo il loro regno e che si divertano, poiché Dio dice che questo mondo finirà e il regno di Dio sarà per i secoli dei secoli. Non mancate alle prossime conferenze. Ora siamo a bordo di un battello che vi porterà in luoghi emozionanti. Grazie per essere venuti.